Attenzione! German suplex! Cade nella trappa! Mamma mia! Il German suplex atomico da parte di Mr. King. E guarda che li sta facendo, questa chiave articolare sta Oh, attenzione, Big Boot! Mi sta impappinando. Guarda, attenzione! Dovete sempre fare attenzione, il match è interessantissimo. Oh, power slam con Andrea! Ha deviato! Avanzo suplex! Oh mio Dio! Questa è che forza proiezione. Mischiata tecnica. Guarda, questa è Andrea tecnica soprattutto, eh. Soprattutto forza. Posso arrivare un avversario con un braccio solo. Eh beh, è vero. Attenzione. Merita Mr. P, però, eh. Eh sì. No, Mr. Q non è che sta facendo male, che fa Mr. Però. Tentava forse una DDT sull'epro, ma Mr. P non è lì a correre le biciclette. E come prima, Mr. Q riesce a evitare con quel colpo. Oh, sì. Steam Roller! Non è il ring! Ma stiamo un po' esterno, eh. Eh sì. Quel fuoco che si scalda. Attenzione. Oh, una Dominator. Eh sì, forse Dominator. Dominator! Una di Silvi, visto il gufo! Un'ora di Silvi! Attenzione, siamo a 4! Adesso può vincere Mr. Gufo! Dovremmo avere un nuovo campione! Siamo a 5, ma ci ha messo. Cosa sta facendo? Fatto il giro, non si può che. Andiamo! Oh, attenzione, bravo! Bei dubelli! Mamma mia! Incredibile Mr. Gufo! Qui alla vittoria in tasca, deve solo riuscire a condurre un'altra mossa esterna. Oh! Andrea! Torto Rack! Non ci credo! Vorrebbe farlo cedere! Gufo qui sta per cedere! Oh, no! Lo lascia! Là non c'è più riuscito a tenerlo su, eh! Attenzione! Powerbomb! Powerbomb al volo! Incredibile! Volta, ragazzi! Tremendo! Eh sì! Mister P qua, tremendo! Oh, ma Gufo! Oh, che merda! Attenzione, crossline! Al voto! German suplex! Andrea che match, Parte di Mr. Q così! E ora i fan si stanno divertendo! Ma già! La prima Colosium! Guarda, attenzione, Gufo lo fa correre! Lo butta all'angolo! Braccio teso! Ribaltata! Ancora! Mr. Q, attenzione! Oh, la va la spacca, Andrea! Sì, superplex! La va! Oh mio Dio! Mamma mia! Match favoloso, eh sì, qua Mr. Gufo si è ripreso in pieno, ma bravo anche Mr. P, evita di colpi. No, suplex, l'ha rigirato Andrea. Madonna, forza questa. Oh, attenzione, sta caricando il tornello forza 5, tornello forza 5, lo prende, tornello forza 5 connesso. Mamma mia Andrea, pazzesco Mr. P, è una forza incredibile. 1, 2 e 3. No, incredibile la reazione di Mr. Gufo. Pazzesco! Sì, davvero! Guarda, attenzione! Oh, mamma mia, qui l'ha schiantato, Che no, potenza contro... Mr. Gufo! Qui è... Di spalle più, forte Mr. P, più... A spalle più imponenti, però... Sì, palla, però è... La costruzione di Mr. Gufo! Oh, attenzione, schiamento repentino! Uno, due, no! Fare. Match piacevolissimo, guarda! Già, attenzione! Ma ora anche un po' illegale, Già! Scorretto qui Mr. Gufo! E ora forse vorrebbe lo schieramento, no? No, lo vuoi far cedere, no! Niente da fare! Questa è una prova, chiama il clutch! Oh, attenzione, back body drop! Pesantissimo Mr. P, sì, visto? Fatica ci sta cadendo anche male, Già! Oh! Cross line! Non eseguirà benissimo, però! Può andare lo schieramento, Andrea, però! Uno, due! Sono contro di due! Match da 7, Sì, sì, per adesso vedo un 7 pieno! Forse anche un 8 se c'è contendo qualche sorpresa! Sì, vedremo! Attenzione! Gufo! Scambi ravvicinati tra i due. Da qui vertical suplex. Mamma mia Andrea, il match da ricordare è valevole per il team internazionale detenuto da Kim Mr. P, che va allo schieramento, ennesimo schieramento. 1, 2, niente da fare. Holy Chu. Fulmezza Andrea, attenzione, sì, qui può cedere, l'ha preso Gufo qui cede, qui non può resistere Gufo, qui non può resistere, e infatti cede, incredibile. Mr. Gufo si è perso totalmente dopo lo spin roll, incredibile. Sì, ma ha seguito le migliori manovre all'esterno, già, infatti un gravissimo errore qua, ha sprecato un'opportunità di entrare qui, però Mr. P, Andrea, che forza della natura. Beh, prima batte Andrew Seaman che scorso mese, o due mesi fa, lo scorso mese, no? E ora batte anche Mr. Gufo. Incredibile. Quindi vediamo se è una cosa... Allora che ha intontito del tutto Mr. Gufo. Eh.
ti ha fatto vedere molte volte di essere stato uno schienato, poi alla fine invece c'è. Eh sì. Una vittoria importante per il morale di questo ragazzo che Andrea al momento penso sia possibile uno dei possibili vincitori della Rumble, eh? Lo siamo dimenticati, però abbiamo parecchi vincitori così. Mamma mia, Andrea, una Rumble così mai vista. Anche sì, ma ancora non ci sarebbe, sì, sì. Sarebbe un guscio fondamentale per lui. Ora il prossimo match, anzi andiamo nel backstage, Andrea. Qui c'è Alexander, number one contender. Mr. Sacco, I just received your message. What's up? Listen to me. I know you will not like it, but you must accept it. It's about my job. I can't understand. That's about my match. Your fans will not be able to accompany you tonight. And they will not be able to interfere. Attenzione! I fan, stanno applaudendo questa decisione. Eh sì, questa volta ci copre su una decisione abbastanza corretta. Sì, dai. What do you mean? Why are you doing like that? Just accept, or nobody will be able to talk about black spiders anymore. Qui però c'è il, non so, lo zampione di qualcuno, eh. Eh sì. Strano che poi non vogliono far diventare Alexander campione. Beh, potrebbe anche batterlo, però è un più difficile, Andrea. Beh, ricordiamo che non c'è Nicholson come da loro parte. Sì, però secondo te non c'è puzza di bruciato. Are you crazy? You can't. I can. Oh, attenzione, si scaldano gli animi qui. Cecco è l'uomo, lui può. Rischiano anche licenziamento per Alexander. Eh sì, con un tempo, con Triple H, eh. Campionessa del mondo femminile, Meg. Eh sì, da poco più di un mese. Ma io penso che questa ragazza si sappia fare, però è ancora un po' troppo presto, eh. Eh sì, forse bruciano un po' le tappe, vero? Diventare amica della... di colei che potrebbe essere una sua avversaria, ovvero Serena Sharon, la vincitrice di NLWS. Dunque deve stare anche un po' attenta, già. La matta se ne di Sharon. Senza titolo femminile. Eh sì. Sono molto migliore a vederla, eh? Eh sì. Nadi, sì, sarà lei a vincere il premio di migliore diva stellano del 2020, chiaramente. Abbiamo avuto già una difesa del titolo poco fa. Eh sì, ora vedremo se anche Meg riuscirà a difendere il titolo. Eh sì. Beh, Andrea, siamo pronti. Intanto è arrivata un'email. Leggi a alta voce, se non si sente. Allora, Susanna Gentile da Napoli, come sempre, ci scrive tante mail. Io devo andare a cercare a Napoli, è stupato, non ti sopporto più. No. Scherzo. Salve a tutti, innanzitutto buon lavoro, poi avrei una domanda piuttosto importante a parere mio. Potrebbe il Nemo prendere in considerazione i derby sfera il Bendo l'eventuale WWF Champion in quelli verso me 26? Insomma, sta facendo tutto bene, ma per fare le cose che deve essere meglio non farebbe bene del Nemo. Beh, non farebbe bene sicuramente, eh. Sì, infatti, io se fossi il Nemo scegliere proprio per essere meglio come tappa per... Poi è chiaro, il tiro del NRWS ti fa... è un po' come il Money in the Bank, no? Eh sì, puoi incassare un po' quando vuoi. Sì, sì. Intanto torniamo un pochino al match. Qui Meg si trasporta il vantaggio sull'ex campionessa. Sì, manovre al braccio e... Questo è l'ultimo troppo match del pre-show, no? Vi ho sentito come Cecco abbia ordinato Alexander di non far intervenire i suoi compari, no? Eh sì, quella del tavolo match contro Berdi. Dunque è una tappa, una
capire. Un punto importante. Già. Attenzione, brava Meg qui a evitare la manovra all'angolo e clothesline a stendere l'ex campionessa. Ora attenzione ancora però, brava Nati. Lutti Express. Questo è un match interessante alla fine. Sì, sì. Ma certo. Dipende sempre come va a finire il match. Sì. John Breaker, ben eseguito. Match interessante perché alla fine, cioè, sono abbastanza alla pari. Sì, sì. Non era come quando c'era Maria Costin al titolo che. No, no. Erano quasi tutti scontati, però. Oh, attenzione! Beh, poi alla fine Nati l'ha battuta, eh. Eh sì. Ricorderemo l'Alien Cell, no? Bellissimo quella. Un per view. Poi attenzione. Meg. Prende le spalle. È brava Nati a liberarsi. E Senton. Ancora Senton. Senton lei purtroppo. Sì, sì. Cioè, non so come chiamarla quella mossa. Che mi sentono Enzi Gui. Mamma mia. Bella esecuzione da parte di Meg. Ora prova a mantenere il vantaggio. Vertical suplex. Sì, ben eseguito. Sì, mi sembra che Meg stia convincendo in questo match. Sì. Nati un po' così, un po' timidina, però. Attenzione! Oh! L'hai chiamata! Ma è colpo! Calcione! Ottima manovra di Nati, che la può prendere! Northern Light suplex. Suplex delle luci del nord. Eh sì. Manovra bellissima, però se la teneva giù era meglio. Oh! Arricarana! Visto Nati voleva quasi prendere al volo, però. Eh sì. Non ci riuscirà. Quindi Meg però è un'ottima lottatrice, cioè è una che alla fine che quando parla fa male, poi sul ring ci sa fare. Abbastanza completa, è una lottatrice lei, possiamo definirla proprio. Una fighter. Sì, sì. Ci sa fighter. Ora attenzione. Oh! Posso crab. Posso crab. Questa se l'è inventata adesso, eh. Eh sì. Se l'ha presa a caro. Brava Meg a arrivare alle volte. Non è facile da sottomettere e da schienare questa Meg, perché in modo l'altro trova sempre il bando della matassa. Eh sì, un po' come Stefendro. Sì, infatti. Ora attenzione. Sta salvando anche Terneo a Stefendro. Ah, a breakdown. Cioè, se l'avesse. Se si fosse salvato sarebbe stato incredibile. Ora attenzione! Vuoto, Brown è. Ma dai, attenzione! Prima no, Brody! Mamma mia! E qua il wrestling si è messo l'abito da sera. Eh sì, stupenda esecuzione la partita. Ma lo schienamento, uno, due, no, appena uno e mezzo. Attenzione. Che figata, cioè Rocky non ha schivato con Rondo Skick. Sì, non è un po' così. Oh, attenzione, ha provato Andrea Kitchen. No, Kitchen, il Tremble. Il Tremble. Oh, attenzione, Frankenstein. Ma manovra che utilizza anche il suo maestro John Pranzo, eh. Quindi attenzione, forse il match Nati ha provato K2 Andrea, K2 al centro del ring, deve solo schierarla. 1, 2 e 3, incredibile, conquista il titolo, attenzione, incredibile qui a San Antonio. Nati torna in vetta un mese soltanto, sì. Eh, incredibile, bel match tutto sommato, molto piacevole. Sì, sì, cioè non è durato tanto, è durato 5 minuti, sì, male. Vabbè, però era il momento più importante questo, eh. Cioè il periodo della, la fase del match che mi stai piacendo di più. Eh già. E quindi Nati torna a essere campionessa femminile. Sì, per la terza volta se non era. C'è un quarto, eh? Sì, cioè forse è un quarto. Comunque sia, con questo è tutto almeno per il pre-show. E torniamo sì, chiaramente per i 5 match più importanti. A tra poco amici!